osserviamo le nostre vite. Qual è quella cosa che rasserena i nostri animi impazziti? Alla fine, cosa è che cerchiamo davvero? È forse l'amore? Questa parola adesso fa paura, o in molti casi fa sentire stupido chi la pronuncia. Quando parli d'amore, le persone ti guardano come se fossi l'ennesimo inguaribile romantico che non ha voglia di lavorare. Ma perché il concetto di amore è caduto così in basso? Vedete, non è caduto in basso l'amore, ma appunto un concetto, oltretutto un concetto sbagliato. Ma da dove nasce questa concezione errata dell'amore? E notate quante volte pronuncerò questa parola. Questa concezione nasce dal fatto che, ad un certo punto della nostra esistenza, abbiamo iniziato a vergognarci dell'amore. Sì, chi lo provava era un debole, un sentimentalista, uno sfigato depresso e disilluso alla ricerca del vero amore. Se tu ami, sei vulnerabile, ci insegnano. In un rapporto di coppia, chi meno ama è il più forte, ci dicono. Lasciate i neonati piangere, così si fortificano, suggeriscono alle neomamme. Non li tenete sempre in braccio, non coccolateli troppo, altrimenti potrebbero diventare dei mammoni, piagnoni ed incapaci, insistono a dire. Dobbiamo crescere sani e forti, e l'amore, evidentemente, non fa parte del nostro progetto di vita. Ma vedete, quest'amore che tentiamo in tutti i modi di escludere, di nascondere, di relegare ai bisogni puramente istintuali, non è amore. Questo amore a cui ci hanno insegnato di opporci, perché può solo rallentare la nostra ascesa al successo, che è solo una stupida perdita di tempo romantica. Quest'amore non è l'amore. E volete sapere che cos'è invece? È fame d'amore. E sapete cosa genera questa fame? L'assenza di amore. Il non essere amati per ciò che è davvero l'amore. A causa di questo equivoco siamo a digiuno d'amore e così lo cerchiamo disperatamente. Ma l'amore non è come il cibo che va procurato, solo che questo ci sfugge, non lo comprendiamo e allora continuiamo a cercare qualcosa che poi nasconderemo, come un cane fa con il suo osso. E questa ricerca ossessiva ci fa cadere in tragiche illusioni, in delle trappole. Il madornale errore che continuiamo a commettere è quello di credere che quelle trappole siano l'amore. Qui si rischia di impazzire. Ma cosa dobbiamo fare a questo punto? Forse dovremmo cercare altrove. Forse sì. Perché chi cerca nel posto sbagliato non troverà mai ciò che cerca. Ma è anche vero che non troverà mai nulla chi cerca qualcosa che pensa sia un'altra. Così accade che finiamo per trovare ciò che mai avremmo voluto, chiamandolo con il nome di ciò che pensavamo che fosse, e finendo per odiare e ripudiare quello che cercavamo davvero e che siamo convinti di aver trovato. Ma c'è una cosa che potrebbe accadere arrivati a questo punto. Solo che molti di noi si ostinano a non lasciare che accada. Smettere di cercare. Vedete, se non lo sai com'è fatta la cosa che cerchi, come puoi pretendere di trovarla? E poi siamo sicuri che sia una cosa lontana da noi? Nascosta chissà in quali meandri dell'universo e che dobbiamo affannarci a rincorrere e cercare di afferrare prima che sfugga e si nasconda di nuovo. Quello che ho compreso è che dobbiamo imparare cos'è l'amore, invece di cercare i suoi surrogati fittizi. Per quanto mi riguarda, io ho smesso di cercare distorsioni altrui derivate da secoli di fraintendimenti e svolte sbagliate dell'umanità. La soluzione, se così vogliamo definirla, per il nostro non sentirci amati, per la nostra fame d'amore, è non cercare. Se ti agiti nel mare per tentare di restare a galla, puoi solo affogare. E
soltanto quando ti fermi e ti lasci andare che puoi galleggiare, risalire in superficie ed essere visto lì dall'amore. Perché è l'amore che sta cercando te. Non è l'amore che si nasconde, ma sei tu che non ti fai trovare.